Io proverei adesso a effettuare il collegamento. Eccoci qui, vediamo se riusciamo a collegarci con l'amico Giulio Bianco del canzoniere Grecanico Salentino per raccontare di questo splendido awards che hanno ricevuto proprio pochi La giorni fa. persona chiamata non è disponibile. Lascia un Aia, la messaggio persona dopo il chiamata beep. non è disponibile. Aia, riproviamoci, riproveremo subito perché è una cosa bellissima di cui adesso vi mostrerò al volo vi mostrerò al volo un link, ecco, i vari siti. Intanto ci colleghiamo con lecceprima.it, il portale lecceprima.it, il giornale online, che ha dato la notizia appunto della vittoria della World Music a Londra, l'Oscar della World Music a Londra per il canzoniere Grecanico Salentino. Allora, riproviamo a effettuare il collegamento, vediamo se riusciamo per parlare di questa cosa veramente molto 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 bella. Eccoci qui, dovremmo esserci in collegamento. Eccoci qui, perfetto. Io ringrazio. Allora, Giulio, tu non vedi me, ma noi vediamo te e adesso ti passo anche in video. Giulio Bianco del canzoniere Grecanico. Giulio? Sì, buonasera a tutti. Buonasera e grazie mille per essere qui, veramente grazie molte. Dunque, stavamo parlando proprio di questa notizia che arriva da Londra, dove avete ottenuto un riconoscimento molto 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 importante, Best Group ai Songlines Music Awards 2018, in effetti gli Oscar per quanto riguarda la World Music. Dico bene? Sì, esatto. Siamo felicissimi di aver ricevuto questo premio importantissimo, è l'equivalente dell'Oscar nella World Music ed è veramente un riconoscimento che ci rende felici e orgogliosi, è un premio collettivo, è un premio al canzoniere, a tutta la famiglia del canzoniere, a noi otto, ma a tutto il movimento della pizzica, secondo me. Sì, guarda Giulio, io neanche a farlo apposta, qualche giorno fa siamo stati a New York con Patrimonio Italiano TV ed è stato l'anno della Puglia. Noi eravamo proprio alla parata del Columbus Day al gala del NIAF a Washington ed è stato l'anno della Puglia proprio e non poteva essere, ecco, non poteva esserci notizia migliore, ecco, è veramente l'anno della Puglia in tutti i sensi, lo possiamo dire tranquillamente, no? Sì, assolutamente sì, perché non c'è, è la prima volta in assoluto, ma al di là della Puglia, anche per l'Italia in assoluto, è la prima volta in assoluto che si crea tanta attenzione nella world music verso l'Italia. Quindi è davvero l'anno italiano, l'anno del Salento, della Puglia e dell'Italia. Noi adesso stiamo mostrando appunto il sito ufficiale di Songlines, appunto Best Group, canzoniere Grecanico Salentino. Mostriamo anche il portale, un gruppo, il vostro, che affonda le sue radici veramente in tempi lontani, 1975 ad oggi, insomma, per un gruppo musicale è veramente, possiamo dirlo, un'era geologica in senso positivo, perché resistere così tanto e continuare a essere attuali, non solo nel 2018 ricevere un riconoscimento planetario del genere vuol dire che veramente, ecco, sono radici belle forti, no, Giulio? Beh, sì, il gruppo è nato nel 75, è stato fondato da Daniele Durante, Rossella Pinto, Roberto Licci, tra i vari. Noi siamo alla seconda, terza generazione ormai, io nel 75 non ero neanche nato, sono molto giovane e come me anche tutti gli altri del canzoniere, insomma. Ed è bello, e secondo me è la forza del canzoniere, questo rinnovamento continuo, questo. Nel canzoniere hanno gravitato negli anni un sacco di musicisti e secondo me questa è veramente la sua forza, il fatto che la musica cambi nel tempo, ma anche che si arricchisca poi sempre di nuove presenze, sempre di giovani che la portano avanti e la fanno a modo loro negli anni. Nel segno naturalmente della tradizione, perché chiaramente ecco, la sua forza, oltre a rinnovarsi, è restare comunque non diversificarsi troppo dal passato, perché chiaramente parliamo di un tipo di musica molto
popolare e comunque molto tradizionale. Guarda, in realtà per me la musica tradizionale è la musica più contemporanea, è sempre stata la musica più contemporanea in assoluto. Gustav Mahler diceva che musica popolare non è culto delle ceneri, ma è custodia del fuoco. E la musica popolare per noi è un continuo divenire. Nel momento in cui viene rispettato il linguaggio, poi è inevitabile che la musica cambi, si evolva nel tempo per una serie infinita di fattori. Prima la musica tradizionale aveva diverse funzioni, funzioni che adesso, a distanza di decine di anni, si sono andate perdute per forza di cose. C'erano i canti di lavoro, erano canti che si cantavano durante il lavoro per scandire il ritmo del lavoro, ora nessuno più lo fa, i canti etrennieri non hanno più senso, tra virgolette. Quindi sarebbe un cliché rimanere ancorati a quella visione. La musica popolare ha bisogno di parlare del presente. Noi rispettiamo profondamente il linguaggio tradizionale, nelle nostre composizioni è ancora evidente, però la forza, secondo me, del canzoniere è quella di scrivere al presente. Questa è bellissima, questa. Ecco, il racconto di musica popolare ancorato al presente e anche magari al futuro. E guardando la rassegna stampa nutritissima e importantissima che c'è sul vostro sito, con incursioni sul New York Times piuttosto che sul Guardian in 4-5 anni fa, quindi ecco, siete stati una presenza costante anche a livello internazionale. Finendo poi per arrivare allo Sziget Festival a Budapest nel 2014. Quindi ecco, la cultura, la tradizione italiana esportata ai suoi massimi livelli all'estero. Quindi ecco, siete veramente un patrimonio italiano mondiale di cui non ci si accorge soltanto adesso, ma che ecco, l'estero aveva già individuato in un certo senso. È meraviglioso il fatto che noi riusciamo a portare i nostri suoni, la nostra terra, il nostro vissuto all'estero e che ci sia tanta attenzione poi da parte dell'estero verso di noi e verso questo territorio piccolissimo. Se poi ci pensi, il Salento è veramente una terra veramente piccola. Noi riusciamo a portarlo fuori e la gente se ne innamora sempre. Giulio, io stavo osservando anche un po' il calendario del, diciamo, il vostro tour sul sito internet. Adesso lo mostro anche ai nostri amici da casa. Un tour veramente molto molto corposo. Adesso, diciamo, in tempi. Ecco, domani siete a Monopoli, giusto? Sì, Vedo bene. Poi a dice. Sì. siamo al Cinema Vittoria. Perfetto, ecco, diamo proprio la notizia in tempo reale, quindi ecco, ci siamo sentiti proprio alla vigilia di un evento. E, come dire, la vostra esperienza con l'estero, ecco, parliamo un attimo di estero adesso, poi torniamo in Italia per il tour perché ci sono altre due date in programma a Corigliano d'Otranto il 15 dicembre e poi con Henry De Luca al Teatro Apollo di Lecce il 26, il giorno di Santo Stefano. Ecco, voi siete stati a Londra, giusto, qualche giorno fa? Sì, siamo stati all'Electric Brixton, abbiamo ricevuto questo premio, è stata una serata fantastica tra l'altro, c'erano un sacco di artisti della world music ai massimi livelli, è stato davvero emozionante. Senti, ma tra suonare in Italia e suonare all'estero, o comunque, ecco, avere un riconoscimento o comunque essere apprezzati all'estero dove magari non si ha la tradizione, non si ha la sensazione della tradizione come magari possiamo averci in Italia, è un qualcosa in più, forse rende ancora più giustizia al lavoro, tra virgolette, perché credo che sia una passione, al lavoro che fate. Ora, ti direi che suonare è bello ovunque lo si faccia, purché lo si faccia. Ovviamente all'estero c'è un'attenzione diversa, no? Da parte del pubblico, in primis perché non si capiscono le parole dei nostri testi, Ah, quindi sì, infatti. l'attenzione per forza di cose è diversa. C'è un ascolto molto attento, è davvero bellissimo ascoltare, ma poi
le persone non appena gli dici ballate, alzatevi, gli dai lo start e reagiscono sempre in modo estremamente positivo e iniziano a danzare, è bellissimo. In Italia è più semplice forse, paradossalmente, perché comunque questo genere musicale è ormai straconosciuto un po' Sì. ovunque, in tutte le regioni, però all'estero è sempre una bellissima emozione. E quello che poi arriva alle persone è l'estrema forza, la potenza di questo genere musicale, la potenza delle nostre voci, la potenza dei tamburelli. È un linguaggio universale alla fine, anche se non ci stanno le parole, se non si capiscono le parole, il messaggio arriva comunque e sempre. Ed è una cosa meravigliosa. Senti, restando in tema estero, ma in rapporto con l'Italia, voi avete la sensazione, beh, sicuramente avrete avuto contatti, no, con italiani, magari salentini all'estero, che, ecco, con cui magari, ecco, sicuramente ci si capisce un po' di più, chiaramente hanno, e magari hanno anche più nostalgia. Io a New York quest'anno ho visto cantanti italiani esibirsi e scatenare negli italiani che vivevano lì una commozione che mi ha quasi spaventato, perché chiaramente la musica italiana ti riporta un po' a casa. Sentite anche un po', ecco, questa, virgolette, ovviamente, questa responsabilità nei confronti di chi vive lontano e che, ascoltando un brano in dialetto, un brano comunque della tradizione popolare, ecco, si sente molto più a casa che ascoltando un brano in italiano o in inglese. Ecco, avete questa percezione quando vi confrontate con gli italiani all'estero? Sì, assolutamente sì. Poi ti dirò che dipende in che posto vai a suonare tendenzialmente. Per dirti, negli Stati Uniti questa sensazione è un po' più affievolita, perché in genere durante le migrazioni poi si sono persi completamente i contatti con l'Italia, e quello che è arrivato e poi è Sanremo, la musica lirica, la musica tradizionale ha diciamo, funziona in modo diverso negli Stati Uniti. Mentre in Belgio, ad esempio, è esattamente come hai detto tu, ogni volta che ci andiamo a suonare, ci sono un sacco di italiani che vengono a vedere i nostri concerti, e ogni volta è una grossissima emozione per entrambi, poi, perché noi vediamo loro emozionarsi e ci emozioniamo di conseguenza. In Australia uguale. Dipende un po' dalla nazione in cui vai a suonare. Senti, senza scontentare nessuno, qual è il posto? Personalmente, va, ecco, stiamo parlando proprio a tu per tu, quindi personalmente, il posto che ti è piaciuto di più, magari non solo musicalmente, proprio in generale? Oddio, è una domanda complicatissima. Lo so, infatti, cattivella, direi. Però a Senti, primo impatto. il posto che mi è piaciuto di più in assoluto è il Salento. Sembrerà una risposta un po', non lo so, facile, comoda, però io ne sono fermamente convinto. Poi ogni posto è bello, suonare è bello ovunque davvero. Farlo a casa è meraviglioso, e farlo in un posto che non è casa, ma sentirsi a casa è ancora più bello, e capita spessissimo. E questa è una cosa bellissima. Allora, io invito gli amici di Patrimonio Italiano TV a seguire il canzoniere Grecanico Salentino. Oltretutto, domani sera, appunto, sarete in scena a Monopoli, abbiamo detto. Giusto? Sì. Perfetto. Per cui, insomma, c'è il sito internet di riferimento che abbiamo mostrato, canzoneGrecanicoSalentino.net, Best Group agli Oscar della musica mondiale, la World Music a Londra, quindi più patrimonio italiano di così, proprio la tradizione che viene apprezzata all'estero, che viene premiata, riconosciuta. E Giulio, in attesa di seguirvi live, perché sicuramente ci incontreremo presto in Italia o all'estero, magari proprio all'estero, chi lo sa, io Lo ti sa. ringrazio per essere stato qui, per aver rappresentato appunto il canzoniere qui ai nostri microfoni. Ti lascio il microfono per un saluto in Salentino, te la butto lì, agli amici di Patrimonio Italiano TV e italiani all'estero. Ok, va bene. È stato veramente forte, è stato bellissimo. Un saluto a tutti.
Giulio Bianco, del canzoniere grecanico salentino ai microfoni di Patrimonio Italiano TV. Giulio, io ti ringrazio, poi ci risentiamo magari con calma in questi giorni, ti ringrazierò anche perché tu non mi vedi adesso in collegamento, ci vedremo poi tramite Skype e dal vivo. Grazie ancora Giulio e complimenti ai ragazzi del canzoniere grecanico Grazie salentino. Buona a voi. serata Giulio. Grazie. Canzoniere grecanico salentino.